E quindi di Jasper e di Andrea ne ho conosciuti, questo forse e ne conosco, ne conoscerò degli altri. Quindi questo è uno dei motivi per cui sono qui e per cui mi sono legato da subito a questo libro. Costanza dice, ognuno ritrova, lo dicevamo prima, io ho trovato proprio tre passaggi del libro ben definiti, magari non ne posso parlare un po' per non svelare, ma insomma già dalla prima pagina, dalla prima scena ho detto, mamma mia, questa è finita davanti a me. Così come un altro paio di episodi, uno è quello che leggeremo, magari quello si potrà raccontare. Quindi questa è stata subito una cosa che mi ha colpito molto, per carità. È vero che in quasi tutto quello che leggiamo qualcosa di noi ritroviamo, però ritrovarlo in maniera così diretta e poi trovare proprio come dire, due o tre situazioni ben precise, insomma, fa un certo effetto. L'altra cosa che volevo dire, l'ha giustamente accennato Costanza, riguarda Roma, la Roma degli anni 70, no? Quando mi è stato un po' presentato questo libro dicendo, poi abbiamo pensato anche a te, tu hai scritto un libro sul 77, a me è capitato di scrivere un libro sull'anno 77, anche se non c'ero, o almeno c'ero, avevo 6 anni, per cui non ho potuto viverlo, e quindi l'ho studiato anche lì per caso, perché ho conosciuto proprio per caso, lavorando per un editore, alcune persone che erano state coinvolte nell'anno 77, per cui ho voluto approfondire in particolare la componente riguardante i linguaggi del 77. E ho trovato una Roma che non mi aspettavo in questo libro, una Roma che mi ha felicemente sorpreso, perché ero andato lì, prevenuto, dicendo troveremo gli scontri, troveremo destra e sinistra, le ideologie, e troveremo quello che è accaduto, e ci sarà il riferimento all'assassinio di quello. Tutto questo non c'è, ma contemporaneamente gli anni 70 ci sono, e come? In una forma che forse è stata raccontata troppo poco, cioè in una forma che fa parlare, come giustamente diceva ieri Costanza mentre parlavamo al telefono, quella maggioranza silenziosa, che fondamentalmente negli anni 70, se uno fa due calcoli statistici, probabilmente comprendeva il 70-80% delle persone, di cui fondamentalmente poi nessuno ha mai parlato nel corso di quegli anni, perché poi ci si è soffermati sulla componente, quelle componenti che poi hanno per certi versi, chissà quali, fatto la storia. E è una Roma che mi è piaciuta molto. Vedere delle ragazze straniere che utilizzano la carta di credito, per dire, non sembra che cosa stanno aspettando, no? Non sono quelli i gesti, le azioni su cui ci si è soffermati nel corso di questi 40 anni per raccontare. E è una cosa che mi ha colpito molto e che mi ha legato tanto anche alla nostra contemporaneità, mi ha fatto riflettere su quante cose sono cambiate e quante cose non sono cambiate. Ed è per questo che la chiudo qui dicendo che è stata una lettura diversa dalle altre. Quando accade questo, voi che siete lettori e lettrici lo sapete quanto me, è sempre